Lo sguardo in una conversazione, come tu puoi vedere, è fatto di molte assenze da quel punto focale, no? Quindi c'è tutto un movimento degli occhi che parla, tutto un movimento della testa, di guardare nella conversazione con l'altro, quindi tanto in tanto il focus ritorna. Altrimenti un contatto visivo per lungo tempo non c'è. E un contatto visivo per lungo tempo fa molta paura, tanto che mette in difensiva molte volte. Quindi io ti invito, per cercare di capire chi sei in relazione con l'altra persona, di guardare di più negli occhi. Ricordati, questa cosa qua è fondamentale. Guarda negli occhi, perché scopri un mondo che non sei tu. Un movimento introspettivo. Guido tu veri, ma non è solo un movimento introspettivo, è anche una maniera di venire verso se stessi.